di noi. La realtà consiste nella comunicazione telepatica tra tutti noi. La nostra coscienza è definita dalle nostre convinzioni, e ognuno di noi ha il proprio modo di percepire il nostro mondo di frequenze vibrazionali condivise. Ciò che sentiamo riguardo a noi stessi, è ciò che crediamo essere reale. La frequenza, la polarità e l'ampiezza delle nostre convinzioni, creano la nostra firma energetica. Questo spettro di vibrazioni elettromagnetiche, diventa la qualità delle nostre esperienze. Sperimentiamo scenari che condividono la nostra tipologia energetica, e riconosciamo le impressioni sensoriali di cui diventiamo consapevoli. Selezioniamo uno spettro energetico, che definisce il nostro ruolo nel dramma umano, che siamo liberi di modificare, in base alla nostra percezione e preferenze. Nella nostra essenza, siamo coscienza illimitata non localizzata, e siamo creatori infinitamente potenti, frattali di coscienza infinita, che creano costantemente ogni cosa. Quando impariamo ad aprire la nostra coscienza oltre il mondo materiale, invitiamo nella nostra coscienza una realtà più grande, che è presente anche qui, ed è tutta all'interno della nostra coscienza condivisa. I nostri limiti incarnativi sono morbidi nella nostra essenza, permettendo al nostro mondo di vibrare in molte ottave e oltre, includendo l'empirico. Siamo invitati a prendere coscienza della forza vitale che ci circonda, e ad aprire la nostra consapevolezza ad essa, a sentirne la presenza. Questa è la nostra connessione alla coscienza universale, e include la nostra coscienza. Vibra di accettazione e di amore incondizionato, di cui siamo consapevoli se ci apriamo adesso. È in una gamma di frequenze oltre quella fisica, ed è fantastico. Se scegliamo che sia così, questo sarà il nostro stato naturale dell'essere. Il modo in cui ci sentiamo riguardo a noi stessi, è interamente una nostra scelta. Quando ci rendiamo conto che il mondo fisico è costituito da modelli vorticosi di entità quantistiche di luce, che si esprimono come modelli di onde elettromagnetiche che la nostra coscienza interpreta come fisiche, non abbiamo più bisogno di esprimere giudizi su nessuno, o su alcuno scenario. La consapevolezza delle qualità dell'energia a cui prestiamo attenzione, ci consente di cercare esperienze di gratitudine e gioia, rivelate nella nostra conoscenza intuitiva. I nostri pensieri non sono nostri. Esistono come modelli di onde quantistiche. Scegliamo, intenzionalmente o inavvertitamente, a cosa prestiamo attenzione e come ci sentiamo al riguardo. Questa scelta è illimitata. Quando guardiamo a questo con gratitudine e amore, magnetizziamo la presenza delle nostre scelte nella nostra vita. In questo modo, possiamo riscrivere i nostri ruoli nel gioco umano, e acquisire maestria attraverso la realizzazione pratica dell'energia che ci riempie maggiormente. Creiamo costantemente il nostro mondo proprio in base al modo in cui siamo, e a ciò che proviamo per noi stessi. Quando diventiamo consapevoli della vera identità della nostra eterna presenza di coscienza, che attualmente ci esprime come noi stessi umani, possiamo partecipare a tutti gli scenari della vita, con la guida della coscienza, e della conoscenza infinite. Quando prestiamo attenzione a ciò che amiamo di più in ogni circostanza, attiriamo energie risonanti, affinché si manifestino nella nostra esperienza. Poiché la nostra essenza è infinitamente creativa come modulatore energetico, possiamo sperimentare con gratitudine le qualità più arricchenti che amiamo, permeando la coscienza che tutti condividiamo. Canale Kenneth Schmidt.